Eccoci qua, signori, Francesco Lamanno, punto di riferimento nel digital marketing per parrucchieri, porta al successo, parrucchieri, imprenditori, liberi professionisti. Bene, cliccate subito la campanella e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le nostre novità. Bene, oggi di cosa vi parlo? Oggi vi parlo, vi fornisco la mia opinione sul private label per parrucchieri e vi dico che il private label per parrucchieri non esiste. Ebbene, se vi do questa grande delusione, voi amanti del private label, voi parrucchieri che volete commerciare, vendere all'estero, vendere fuori dall'Unione Europea, in paesi esotici, benissimo, il private label non esiste. Veniamo a noi, che cos'è il private label? Il private label è un modello di business attraverso il quale far produrre determinati prodotti, nella fattispecie prodotti per parrucchieri, da un'azienda, un produttore, un trazzista, e poi molto brutalmente attaccare il proprio marchio, il marchio che si decide di utilizzare, e poi rivendere questi prodotti. Negli ultimi anni questo è stato un modello di business che ha preso molto piede anche in vari settori, ma anche nel parrucchiere, in ragione del fatto che i grandi guru del marketing attaccano le aziende considerandole alla stregua di sanguisughe o vampiri, volte a privare del denaro i propri clienti. Quindi, a fronte del fatto che per almeno un secolo le aziende, o anche oltre, hanno fatto guadagnare una valanga di soldi ai parrucchieri, una valanga, ok? Perché di questo si tratta, incredibilmente, automaticamente diventano il motivo per il quale i parrucchieri vanno male. Ci siamo? Questa è una fandonia grande come tutto il mondo, come l'oceano, è una fandonia di dimensioni colossali, di dimensioni universali. Le aziende hanno consentito al parrucchiere nel corso dei, non degli anni, dei decenni, di prosperare, di fare soldi, di guadagnare, di accumulare un patrimonio, una ricchezza invidiabile. Ci sono alcuni parrucchieri che sono milionari, ok? Parrucchieri che sono milionari, lo sapete benissimo, hanno magari 50, 100 saloni addirittura. Quindi questo è e questo l'hanno fatto con le aziende, ok? Ma perché il private label non è, dico che non esiste? Non è una provocazione, è la verità. Se è vero come è vero che il private label è un modello di business attraverso il quale vendere prodotti realizzati da terzi col proprio marchio, questa roba qui non è il private label. Questo modello di business riguarda la possibilità di vendere dei prodotti e commercializzarli. Che c'entra il private label? Perché private label? Si tratta a livello imprenditoriale di avviare un'impresa, un'intrapresa commerciale, un'impresa di nome di fatto molto difficile, nella quale andare a vendere le proprie merci. C'entra assolutamente nulla il private label. Cosa c'entra? Scusate, ma se voi andate da Tony and Guy, ok, da Sasha Mascolo, e gli dite: senti Sasha, ma tu fai private label? Lei vi ride in faccia, dice: no, io vendo le bolem. Se voi andate dal signor Munir e dice: scusa, ma tu fai private label? No, io vendo ho un'azienda che vende prodotti, si chiama Munir. Se voi andate da Guy Tang, dite che fa private label. Se voi andate da figlio di Coppola, ai suoi prodotti Coppola, gli chiedete: ma fai private label? No, vendo i miei prodotti, signore. Di questo si tratta, Cioè, non è che questi fanno private label. Questi grandi brand, Schwarzkopf, se andate dalla famiglia Schwarzkopf, e esiste ancora la famiglia Schwarzkopf, ovviamente il fondatore Hans, scomparso, ma la famiglia è
ancora viva. Ok, signori, voi fate private label? No, noi facciamo business. Il nostro business riguarda la commercializzazione di prodotti. Ora, primo punto. Il modello di business creato ad arte è volto a far soldi, ovviamente, ai terzisti. Ok? Che, per carità, fanno bene. E un modello che viene proposto per sviluppare questa peculiare modalità attraverso il quale le aziende fanno prodotti per tutti. E perché dico per tutti? Perché chiunque oggi può crearsi il proprio prodotto. Perché viene fatto questo? I grandi guru del marketing sostengono che le marginalità siano troppo basse. La marginalità è troppo bassa, ok? E pertanto il parrucchiere non ha più modo di riuscire a starci dentro con i prezzi. Ciò comporta la giocoforza, la necessità di realizzare i propri prodotti per avere un margine altissimo. Facciamo un discorso generale, senza fare nomi di aziende, la mia la sapete, Ashfarzo Professional, Label, ma lasciamo perdere queste aziende. Dato che io il mercato lo conosco, ok, ora sono in macchina, sto per andare a fare una consulenza da clienti, ad Asti, conosco la mia, conosco anche le altre, perché dopo tanti anni, primo, girando tantissimi saloni, centinaia e migliaia di saloni, si ha modo di capire effettivamente quali sono i prezzi, quali sono i costi, quali sono le vendite, qual è il volume, prima cosa. Seconda cosa, io ve lo dico, ormai tutti gli agenti storici, con tutti gli agenti storici abbiamo un rapporto, non dico di amicizia, di cordialità, e con tanti, anche con tanti area manager. Quindi, cioè, ti confronti, dici, senti, ma scusa, ma tu a quanto lo vendi? Alla fine a quanto va? Quanto c'è di scontistica? Alla fine vengono fuori questi discorsi, perché ho capito che sono competitor, ho capito tutto, ma gira la rigira, alla fine siamo tutti sul mercato, ci confrontiamo, anche se siamo concorrenti, anche se poi ci combattiamo, con le regole, col fair play che occorre avere. Però chi è un professionista si confronta con altri professionisti. E da cosa emerge, no? Cosa emerge? Emerge il fatto che comunque parrucchiere, bene o male, uno shampoo, voi parrucchieri lo potete pagare 8 o 9 euro, lo vendete mediamente a 18 euro. Mediamente. Quindi vuol dire che avete un 100% di ricarico e un 50% di sconto. Ora, una volta fatto un ordine, che generalmente in tutte le aziende, non mi venite a dire, ma quell'azienda chiede 1000 euro, lasciate perdere. Facciamo un discorso generale. Generalmente le aziende con 300-400 euro, insomma, consentono al parrucchiere di entrare. Poi gli assortimenti sono da 150 euro, anche meno, 100 euro. Quindi, una volta che si hanno un po' di prodotti di quella referenza, tipo quel conditioner, facciamo un'ipotesi, quella maschera, quello shampoo per capelli fini, di quella specifica referenza, se ne possono ordinare anche solo 3 pezzi. In alcune aziende addirittura un pezzo. È troppo bassa, quindi quello che dicono i guru, quello che dicono questi grandi sedicenti santoni del marketing per parrucchieri è che il margine non è sufficiente. Allora, il 50% di margine, ok, è quello che nel commercio hanno generalmente i contrattisti, ed è quello che tanti commercianti non hanno, che fanno comunque soldi, che lavorano bene, ok? Allora, il punto dove sta? Vuoi avere più margine perché non ci stai dentro? Fatti un private label, così hai tutto il margine che vuoi, il 70-80%, non lo so. Bene, anzi lo so. Dove sta il problema? Il problema sta che al primo giro, per avere quella marginalità del 60-70-80%, occorre ordinare decine di migliaia di euro di prodotto. Ci siamo fin qui? Quindi,
prima obiezione: con il private label si ha più margine di sconto. In prima battuta vi dico sì, ma se siete disposti ad acquistare 10, 15, 20, 30 mila euro di prodotti tutto di botto, siete disposti a farlo? Punto primo. Punto secondo: una volta che avete acquistato questi prodotti, qual è il problema? Poi bisogna venderli. Dove li vendete voi? Li vendete all'interno del negozio. Secondo problema: il private label, cioè la realizzazione, la produzione dei prodotti e la commercializzazione, in realtà è fatta per distribuire il prodotto all'interno di un territorio molto ampio, o più ampio di quello che è un singolo negozio, ok? Magari c'è un negozio che ha 50 addetti, allora il discorso cambia. Ma generalmente i saloni lo acquistano questi, vendono questi prodotti, commercializzano questi prodotti nel proprio negozio. Partiamo da un presupposto che far fuori 30, 20, 30, 40 mila euro di prodotti diventa difficile anche per saloni da 20, 25 addetti, ok? Perché un salone da 20 addetti, 25 addetti, quella cifra lì di prodotti la fa fuori in un anno, non la fa fuori in poco tempo. Quindi da un punto di vista commerciale diventa problematico vendere tutta questa merce. Poniamo che per voi non sia un problema, ok, lo faccio come investimento, d'accordo. Terzo problema: quando incomincerete a vendere questi prodotti, comincerete a vendere magari, non so, shampoo per capelli sottili, shampoo per capelli rovinati, magari per capelli colorati ne fate andare subito, ne vendete subito, non so, 20-30, magari per capelli bonsi e ricci li avete ancora lì. Cosa accade? Vogliamo che abbiate esaurito le scorte dello shampoo per capelli colorati, dovete riassottirlo. Per riassottirlo e per avere quello sconto dovete nuovamente fare un ordine da 15-20 mila euro per avere 70-80% di sconto, eh? E questo è chiaro. È un problema. È un problema perché già con il primo ordine avete investito decine di migliaia di euro. Con il secondo ordine dovete nuovamente investire decine di migliaia di euro. E occhio, andate ad investirlo quando comunque il magazzino è ancora pieno di altre referenze. Quindi, terzo problema che stiamo analizzando: occorre andare a privarsi di una somma di liquidità ingente. Voi li avete tutti sti soldi da parte? Sì, no. Se sì, ma perché buttare via tutti questi soldi? Cioè voi investite magari 10, 15, 20 mila euro, poi di nuovo 20 mila euro, sono 40 mila euro per tutta merce che vi resta lì. Quella merce vi resta ferma magari 2 anni. Come fate a rientrare dell'investimento effettuato? Cioè fatemi capire, ok? Primo punto: difficoltà a vendere tutta questa merce. Secondo punto: difficoltà a reperire la liquidità necessaria. Se l'avete, andate a privarvi di una liquidità necessaria a mantenere in sicurezza il vostro salone, il cosiddetto conto risparmio, il cosiddetto conto pila. Se voi non li avete, dovete farvi un finanziamento, signori, e ne rendete conto. Ora, quarta problematica: poniamo che a voi vada bene comunque o privarvi di una liquidità che avete nel conto risparmio, oppure di fare dei finanziamenti. Ci sta. Benissimo. Il quarto problema riguarda il fatto che se voi tutta quella merce la fate andare in 2 anni e magari tanti pezzi restano lì, il denaro che vi serve per andare ad acquistare la merce con uno sconto
molto alto, va a bruciare il margine di guadagno che avete. Perché, mi spiego meglio, se voi fate un conto economico, un bilancino semplice semplice, senza dover impazzire, no? Dice ok, io ho investito 15.000 euro, pronti via, e ho X pezzi, faccio andare, non so, 30 pezzi shampoo per capelli colorati e tutti gli altri pezzi ne acquisto altri X pezzi. Quanti pezzi vi trovate in magazzino? Voi magari in un anno avete investito 40.000 euro e ne sono rientrati magari 15. Quindi non avete, se è vero che voi avete un margine superiore, diciamo di sconto, avete uno sconto superiore, occhio al ragionamento che questo è fondamentale, avete uno sconto superiore, poniamo con l'azienda Pinco Pallino avete il 50% di margine sui prodotti da rivendita, con il private label avete il 70%, ok, benissimo, lo sconto è più alto, peccato che voi ci avete perso, perché a fronte di 40.000 euro di investimento ne avete venduti anche 20. Voi siete sotto ancora di 20.000 euro, quindi questa operazione vi ha fatto perdere 20.000 euro. Ci siamo? Quarto problema. Voi mi potete dire che vi va bene allo stesso modo. Quinto problema, arriviamo al terzo anno, poniamo, che voi avete avviato il private label. Benissimo, bravi. Cosa succede? Succede che tutte le altre aziende cominciano a far uscire nuovi prodotti, ce ne sono un casino, e quello e quell'altro, la nuova ricostruzione, la nuova cheratina, voi ce l'avete? No. Perché? Perché le aziende terziste di private label si occupano generalmente, cioè, o meglio, fanno tutto, ma al parrucchiere forniscono solo ed esclusivamente quelli che sono shampoo, maschera, conditioner, sono quelli i prodotti. Voi rimanete privi di quelle che sono le novità che richiede il mercato. Cosa dovete fare? Le clienti cominciano a chiedervelo. Dovete andare a comprare il prodotto da un'altra azienda. Eccolo lì che dovete tornare a bomba dalle famigerate aziende sanguisughe, parassite, che vi devono dare delle novità per fare business. Ci siamo? Bene. Quindi, le novità voi non le avete. Voi non avete novità di natura tecnica, servizi tecnici che vi consentono di far fatturato. Non li avete. Quinto problema riguarda il fatto che non avete canvas e promozioni. Spiego meglio. Una volta acquistati i prodotti, è a far vostro andare a realizzare delle promozioni, delle campagne per sostanzialmente riuscire a vendere più prodotti. Non avete, come accade nelle aziende, dei canvas, delle promozioni che il rappresentante vi propone e che vi consente magari, non so, compri due shampoo in omaggio al conditioner, compri uno shampoo in omaggio alla maschera, con lo shampoo la maschera ti do la pochette, oppure non l'avete queste cose qui. Non avete i gadgets, per esempio a Natale o a Pasqua, scusate, a Natale o in estate, nel periodo dei solari, che vengono anche qui criticati, non avete niente da fornire alle clienti, ormai le clienti se lo aspettano il regalino, voi non avete nulla, non avete neanche una proposta commerciale, non avete nulla. Sapete che c'è? La cosa più brutta è che non la sapete neanche realizzare, perché la verità è questa, ok? E quindi i prodotti vi restano lì. Altro aspetto, nel frattempo sono uscite nuove tecniche di colorazione che voi non conoscete. Volete sostanzialmente andare ad impararle? Cosa fate? Guardate su YouTube, bravi. Peccato che quella non è una maniera idonea
di andare a acquisire le competenze necessarie per poi realizzare questi servizi. La cliente, l'abbiamo detto, è molto pretenziosa, lo capisce che voi non siete preparati. Dovete tornare di nuovo dalle aziende, perché non avete la formazione. 6. A questo punto, cosa accade? Accade che a fronte di tutto questo, cominciate a farvi due conti, cominciate a capire se il gioco ne vale la candela, anche perché, sesto punto, ed è qui che voglio arrivare, la commercializzazione dei prodotti prevede che i medesimi vengano distribuiti su scala, su un territorio perlomeno regionale, nazionale, europeo. Non ha senso acquistare una valanga di prodotti, farsi una valanga di magazzino, perdere la marginalità, non avere le proposte commerciali, non avere assistenza, non avere formazione, non avere le novità per avere un prodotto proprio. Se voi invece vi affidate delle aziende buone, ovviamente, ce ne sono molte, avrete la possibilità di avere ottimi prodotti, un'assistenza, proposte commerciali, ottimi sconti. Non dovete far magazzino, perché le aziende vi permettono di quella referenza lì di comprarne tre di prodotti, ok? Poi se voi siete talmente coglioni e talmente babbi, ve lo dico, così almeno lo capite, babbi, che vi fate dei contratti capestro e andate a firmare dei contratti dove siete impegnate a comprare decine di migliaia di prodotti di rivendita e non riuscite a farli fuori, siete dei babbi. Cioè non è colpa mia, non è colpa delle aziende, siete voi che vi fate inchiappettare, cioè, e allora state, ma quello è un altro discorso, magari ne parliamo in un altro video. Questo è il punto: acquistare una valanga di prodotti, anticipare una valanga di soldi, quindi togliersi la liquidità, avete già dei problemi a pagare le tasse, a pagare l'affitto, a pagare tutto quello che... Cioè, bisogna sostanzialmente fare attenzione a tutto questo, ok? Ma vi conviene davvero? Ne siete certi? Tutto questo, e arriviamo al vero problema del private label, che poi, ecco, tornando a noi, il private label, che vada bene, spese non spese, avete un 18-20% di margine, dovendo rischiare, avete un'attività di impresa altamente rischiosa, dovete fare stock, dovete comprare una grande quantità di prodotti, dovete privarvi di una grande quantità di soldi che escono dalla banca o fare dei finanziamenti, ma per cosa? Ma per cosa? Volete vendere una valanga di prodotti? Allora, molto semplice, voi avete acquistate 10.000 euro di prodotti. Allora, partiamo da un presupposto: la rivendita nel salone di parrucchiere gioca a un 8-10% del fatturato, quindi voi fate, non so, 200.000 euro, 300.000 euro, 30.000 euro ve lo fa la rivendita, ok? Non è il core business, è importante, ma non è il core business. Quindi voi per acquistate 15.000, fate 300.000 euro di fatturato, acquistate 15.000 euro di prodotti, ne vendete per 30, avete fatto 15.000 euro di utile, avete un 50% di margine, tranquilli, senza problemi, senza casini, le aziende consegnano in maniera veloce, avete le novità, avete tutto quello che volete. Ma il problema vero, veniamo a noi, non è questo. Il problema vero è che voi vi buttate in tutto questo mondo, che poi, occhio, per chiudere, potreste anche realizzare un private label, come lo chiamate voi. Io lo chiamo private label per farmi capire da voi. La realtà è, potreste anche fare un prodotto a vostro marchio, quindi creare prodotti e rivenderli. Sappiate che, ve lo dico perché io sono un venditore e un top 1% venditore in Italia, da anni, in una multinazionale, non nell'ultima azienda degli sfigati, dovete creare una rete vendita, dovete creare delle proposte, dovete avere un dipartimento marketing, un dipartimento commerciale, un dipartimento amministrativo, un dipartimento legale, avere venditore su zona, avere KPR, avere il direttore vendite, avere il general manager, fare formazione. Sapete farlo questo? Voi potreste creare un private label, come dite voi, che vi gasate,
fate tutta questa cosa qui. Anzi, vi dico, volete fare il private label, volete fare i fighi, nessun problema, venite in affiancamento con me, vi faccio vedere cosa succede tutti i giorni in salone, qual è la difficoltà di vendere i prodotti, ok? Quindi, dicevo, il vero problema è che voi non sapete fare marketing, non sapete gestire il salone. Per gestire il salone bisogna saper fare marketing, bisogna sapersi fare i conti. Quindi, con la col marketing non mettete a posto la matematica, con la matematica mettete a posto i marketing. Quindi, buona sostanza, dovete studiare, prepararvi, cosa che voi non volete mai fare. Quindi, per far tutto questo, cliccate, link in descrizione, trovate tutti i percorsi, i prodotti, i servizi che ho, abbiamo a disposizione per voi. Vi iscrivete, riceverete delle mail con la quale entrate e provate a fare i nostri corsi, i nostri percorsi e tutto quello che c'è, ok? Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.